L'ambito sociale questa mattina ha presentato due modi per venire incontro ai minori in stato di necessità: l'affido familiare e la vicinanza solidale. Di che cosa si tratta in modo particolare e perché c'è grande necessità, soprattutto di affido familiare? Sì, sono due strumenti, due percorsi importanti. Ci sono tanti casi, insomma, di bambini che vivono anche condizioni di vulnerabilità, di fragilità, di difficoltà. L'ispirazione di tutto il lavoro è una visione ecologica, cioè il bambino al centro, e va considerato l'ambiente di vita, il contesto territoriale in cui si trova ad avere legami, relazioni, percorsi di crescita. E noi abbiamo bisogno di far sentire le istituzioni più vicine, accompagnare le famiglie, far conoscere e rafforzare la cultura della solidarietà. Dall'altra c'è invece un'esigenza forte, che è quella di vincere delle diffidenze, vincere delle preoccupazioni, delle paure, e soprattutto affermare il fatto che la famiglia resta, nonostante tutte le difficoltà e le incertezze, un luogo, uno spazio di accoglienza. Che differenza c'è tra l'affido familiare e la vicinanza solidale? L'affido familiare è sicuramente un intervento più strutturato, che solitamente viene attivato dal servizio quando c'è già una segnalazione che arriva al servizio per una fragilità di una famiglia, e quindi c'è una, come dire, una valutazione, un accompagnamento più importante, per cui le famiglie che si candidano poi a essere affidatarie sono famiglie che si prendono una, come dire, una dimensione di accoglienza forse più importante in termini di ore e di disponibilità. La vicinanza solidale invece è uno strumento più leggero, quindi è una disponibilità magari anche di poche, di una mezz'ora o di un'ora, che risolve un tema molto semplice ad una mamma magari che ha un prolungamento di orario di lavoro rispetto a quando escono da scuola i bambini, ma che quella mezz'ora in cui glielo vanno a prendere, glielo accudiscono, lo aiutano a fare i compiti, gli risolve un grande problema della quotidianità. Quindi per la vicinanza solidale ci rivolgiamo a tutta la popolazione, a chiunque abbia qualcosa del proprio tempo da poter donare, fosse anche una piccola cosa.